Le telecamere della Voce dello Spettacolo negli studi Rai Fabrizio Frizzi, dove fervono i preparativi per la 11ª edizione di Tale Quale Show, il programma del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti, che tornerà in onda proprio a partire da questa sera per 8 puntate dopo i soliti ignoti. È il varietà più inimitabile del piccolo schermo, dove tantissimi miti della musica nazionale e internazionale saranno interpretati da un nuovo cast di artisti che faranno di tutto per entrare nei panni dei personaggi che ogni settimana dovranno imitare. In giuria ritroveremo Loretta Goggi, Giorgio Panariello e quest'anno anche una new entry, Cristiano Malgioglio. Tra i protagonisti del cast anche Biagio Izzo, che ai microfoni della Voce dello Spettacolo racconta come ci si prepara, ma soprattutto come si vive l'attesa. Io non so cantare, quindi non ho proprio un'educazione, mi manca l'educazione al canto. Mi preparo con l'entusiasmo, con la buona volontà, come un ragazzino che inizia la scuola, per me è come se fosse una scuola, il mio maestro è Matteo Beccucci che mi insegnerà a cantare e c'è tutta la mia buona volontà per imparare e speriamo bene. C'è una bellissima macchina organizzativa, ma soprattutto c'è tanto lavoro all'interno di questa trasmissione. Guarda, non avevo idea, sono rimasto senza parole quando la prima volta faccio questo programma. Un'organizzazione perfetta, maestri straordinari, tutto gira alla perfezione, ma Carlo, ormai l'esperienza di Carlo in questo programma, siamo all'11ª edizione, sarebbe veramente una cosa grave non essere così organizzato. Complimenti a tutti e tutti lavorano con grande entusiasmo, dai truccatori al maestro Pierazzoli, a tutti quanti c'è una bella energia, questo è fondamentale per un programma. Un'11ª edizione che Carlo Conti ha deciso di dedicare alla memoria di Raffaella Carrà. Ma a tutti gli amici della Voce dello Spettacolo, io vi voglio bene a tutti, a gran voce ve lo dico, vi voglio bene.